Una volta ricevuta la mail di attivazione dall'installatore, cliccando sul link si avvierà l'applicazione Community Manager. Dopo aver attivato la mail precedentemente impostata, effettuiamo l'accesso, premendo Login. Si apre la nostra schermata, dove abbiamo la possibilità di inserire direttamente il nome dell'impianto, premendo la funzione Nuovo sito. Andiamo a dare il nome del sito, ad esempio condominio, eventualmente anche una descrizione, possiamo inserire l'indirizzo. Andiamo a premere Salva, salvataggio con successo, premiamo OK. Vediamo che è stato creato il condominio e a questo punto, cliccando, andiamo ad aggiungere direttamente l'impianto, premendo su Nuova scala. Andiamo ad inserire i dati del Colmi multiutenza direttamente ricevuta dalla nostra mail. Andiamo su Dispositivo, Aggiungi dispositivo e inseriamo il codice univico ricevuto via mail. Si presenta nella forma URM e una serie alfanumerica. Premiamo Salva e vediamo che il dispositivo è stato aggiunto con successo. A questo punto, andando nella parte di sinistra, premendo su Colmi Tutorial, abbiamo la possibilità di inserire i vari condomini. Premendo sull'iconcina Colmi Tutorial, avremo la possibilità di visualizzare tutti gli appartamenti. Cliccando su ogni singolo appartamento andiamo a dare il nome direttamente dell'utente. Mario Rossi, possiamo anche aggiungere una descrizione per identificarlo velocemente e andiamo a salvare in basso a destra. Una volta aggiunti tutti gli utenti, andiamo a premere la funzione stampa lettere, andiamo a selezionare gli utenti a cui vogliamo inviare l'attivazione, selezioniamo e premiamo stampa. A questo punto andiamo a creare il nostro file, condominio, e premiamo salva. Si genera automaticamente un documento per ogni singolo utente contenente i 3 semplici passi per poter attivare la funzione Colmi per l'utente finale. L'utente si scaricherà l'app dallo store, scansionerà il codice QR e la funzione è immediatamente abilitata. A questo punto l'utente potrà anche condividere la funzione con gli altri membri della propria famiglia.